questo è il quarto titolo della stagione 2022-2023 e dopo Bohème, Lo Schiaccianoci e Nozze di Figaro è la volta di questa bellissima opera Adriana Lecouvreur. Il melodramma insegna, il melodramma spiega, ma spiega la nostra vita, le nostre storie, le nostre opportunità. E questa Adriana Lecouvreur che vive, spiega, ama, soffre e muore e interpreta se stesso su questo palcoscenico che poi non è altro che il palcoscenico della vita, ecco, è un insegnamento molto grande che non solo offriamo ai giovani ma offriamo a noi stessi. Piero Maranghi ed io siamo sempre felici di tornare in questa meravigliosa città e in questo teatro che, a cui siamo molto legati, il Bellini appunto. E nella nostra visione registica di questo titolo, Adriana Lecouvreur, che è il capolavoro di Francesco Cilea, abbiamo pensato, a noi piace sempre cercare dei legami tra il luogo dove ci troviamo ad operare e l'opera stessa. Cilea era molto legato a Vincenzo Bellini e quindi abbiamo deciso di trovare un legame con la città di Catania. Questo legame l'abbiamo trovato attraverso Liberty, catanese e siciliano, per cui l'ambientazione è, diciamo, nei primi del Novecento, con dei costumi ispirati, se vogliamo, alla moda della famiglia Florio siciliana. E quindi l'impianto registico, tenendo conto che Adriana Lecouvreur è una grande attrice, si svolgerà interamente su una grande pedana che ricorda la pedana di un palcoscenico. Francesco Cilea con Adriana Lecouvreur ci trasporta in un mondo che si discosta un po' da quella che è l'opera verista in voga in quegli anni. Con Francesco Cilea si parla più forse di un aspetto più crepuscolare e di un'atmosfera intimista che avvolge i personaggi. E proprio il teatro di Cilea richiede questo, richiede un grande coinvolgimento interpretativo da parte dei cantanti, che ripeto non sono solo cantanti, ma devono portare sulle loro spalle la verità del personaggio che interpretano. Questa mattina sono uscito di casa alle 7, un sabato oggi, e ho guardato Catania alle 7 del mattino con la luce, col sole della primavera che è arrivata un po' prima. E la bellezza di questa città è così pervasiva che diventa quasi un'obbligazione. Quando si viene a fare un lavoro qua bisogna in qualche modo lasciarsi travolgere e ispirare. L'amore per questa grande capitale della bellezza si conferma sempre più forte, quindi anche in questo spettacolo abbiamo pensato di omaggiare il legame anche di Cilea con Bellini e questo patrimonio culturale e artistico del nostro sud che è straordinario. Beh, è un personaggio che è difficile entrarci perché non ha veramente una sua scena, è sempre l'innamorato che arriva, si dichiara e fugge, poi ritorna, si dichiara e fugge, poi ha degli intrighi politici con la principessa, e lei è innamorata di lui, però lui insomma sta al gioco giusto per interessi e poi quando arriva il bel momento che si ricongiunge alla sua Adriana, lei ha annusato i fiori avvelenati e lo lascia, insomma muore nello strazio di Michonnet, l'eterno innamorato, e lui insomma innamorato della sua bella, insomma un amore corrisposto ma così romanticamente vano. Un'opera che era di grandissimo repertorio tanti anni fa, adesso è un po' così caduta un po' nell'oblio, peccato perché è molto bella. Ah,
Vabbè, io lo spero che riuscirò a trasmettere tutte le emozioni di Adriana come attrice, come amante, come amica, per poter far vedere tutto il suo amore, tutta la sua sofferenza, tutto il suo dolore, che poi questo suo carattere è da attrice che fa sempre, anche tante volte anche nella vita reale un pochettino, no? C'è questo, no? Intorno a Tori c'è sempre un'aura speciale, no? Però c'è anche la storia del vero amore e dell'amicizia con Michonnet, e io spero fortemente che riuscirò a entrare dentro questo personaggio come si deve. Anche la musica come è scritta per me è molto passionale, tutti i duetti con Maurizio sono di una passione e di un amore veramente profondo, specialmente l'ultimo duetto del quarto atto, e quello sempre mi fa piangere. Il quarto atto per me è straziante, diciamo che è più bello e più lo sento proprio, e anche ci puoi dare tutto il dolore che porti dentro di te, lo puoi trasmettere fuori. La sfumatura che do al mio ruolo qual è? È una sfumatura naturalmente anche ironica, perché è un personaggio che rappresenta l'alta nobiltà francese di metà Settecento, e quindi una nobiltà che era tutta dedita al divertimento, alla vita gaia. E siccome in Adriana succedono spesso dei momenti anche, diciamo così, un po' scabrosi, il principe dietro questi momenti pure si diverte, trova dei momenti di divertimento. È un debutto molto emozionante perché, come dicevo prima in conferenza stampa, l'ho atteso per molto tempo, perché l'opera ha questa musica, melodia stupenda, meravigliosa, che la conosco da moltissimi anni, che ascolto, riascolto e sempre trovo delle sfumature, delle sottilezze, tantissimi dettagli. Adoro il personaggio di principessa, perché anche quella è una donna molto forte, di carattere particolare, piena di sentimenti fortissimi, ma il compositore Cilea ha dato tantissimi suggerimenti che aiutano molto a capire il personaggio, costruirlo, e insieme ai maestri registi di Gavazzeni, Maranghi e il maestro Carminati riusciamo a creare un personaggio veramente complesso e interessantissimo, divertente, sarà divertente per il pubblico. Debutto per me in questo ruolo ed è un ruolo molto affascinante, perché è un, se si può usare la parola, intralazzone in tutta la storia, perché è colui che prepara tutto il gioco per scoprire l'inganno in Adriana Lecouvreur. E sicuramente non è un personaggio buono, e per me questo significa ancora una sfida più grande, perché di solito il tenore è quello buono nell'opera, quello innamorato, quello, il conte, il principe, eccetera, eccetera. In questa situazione è un personaggio un po' malizioso. È molto interessante anche dal punto di vista psicologico entrare in un personaggio così. Direi la sfida è più grande rispetto ai soliti personaggi che ho interpretato finora e quelli che ho appena nominato. È un'opera di un'eleganza e raffinatezza assoluta, ma più di ogni altra cosa è ricca, come ho già detto prima, di colpi di scena. Per quanto riguarda il mio ruolo, io sono Madame Gela d'Angeville, che fa parte della Comédie, e io insieme ad altri diciamo metteremo in scena quello che sono i piccoli momenti del dietro le quinte degli attori, ecco. Quindi vi invito a venire a vedere questa opera, perché è davvero affascinante. Michonnet è praticamente il messaggio che manda Michonnet, a parte la simpatia, l'opera meravigliosa, con delle pagine scritte veramente straordinarie, è il grande amore, l'amore quello vero, che secondo me non è per tutti, quello di preferire la felicità dell'altro
alla tua, e questo è il vero amore, quello che normalmente a volte sembriamo innamorati, ma sembriamo ma per noi stessi, no? Dice, la vogliamo per noi, la gelosia e tutto, cosa che Michonnet non ha, perché lui la lascia scivolare fra le sue mani per lasciarla all'altro. Per cui sono molto contento di interpretare questo ruolo e di cercare di provare quest'amore anch'io. Io sono molto attento al testo e ai voleri dei compositori, perché loro, almeno questi compositori, ma come tutti in genere, ma soprattutto i compositori come Puccini, come Cilea, come in questo caso, sono talmente precisi e ingegneristici nello scrivere ciò che vogliono, che è molto difficile fare il contrario, e se ci riesce direi che proprio non si è raggiunto il risultato. Quindi da quel punto di vista io sono molto severo con me stesso e con le persone che lavorano con me. Quindi ci provo, e credo che uno degli intenti della mia vita sia quello di rispettare la musica.